Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo episodio del Let's Play di Pokémon Cristallo. Siamo a Borgo Foglianova, perché nello scorso episodio vi ho fatto vedere tutto il percorso 45 e il percorso 46. Vi ho fatto vedere la grotta scura. Ebbene, è arrivato il momento di andare verso la Lega Pokémon. Nel frattempo io vi ricordo di lasciare un like a questo video, di iscrivervi al canale e di fare tutte quelle cose belle che si fanno per un canale che si rispetti, va bene? Ehi, sai cosa hai appena fatto? Hai appena messo piede in Kanto! Oh mio Dio! Controlla la mappa nel Pokégear! Finito l'effetto del repellente. Bene, abbiamo il repellente che funziona dall'episodio scorso. Cascate Tojo! Il collegamento tra Kanto e Johto. Bene, 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 bene. Siamo molto curiosi di questo. Io direi di prima di entrare nelle cascate Tojo, di fare un giretto da codesta parte per vedere un po' che cosa c'è. Su, via, andiamo a vedere che cosa c'è da queste parti. Qui c'è un Tentacool che non ce ne può fregare di meno. Io spero di far evolvere questo Anubis prima di arrivare dove dobbiamo arrivare. Ma per andare dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? Caramella rara! Molto bene! Io quasi quasi gliela do subito. No, no, facciamo così. Aspettiamo che i punti esperienza facciano salire di livello il nostro Anubis, che se non si evolve, io poi gli do la caramella rara e si evolverà. Cioè, io lo so che è così. Io lo so. Ed eccoci alle cascate Tojo! Cascate Tojo, per affrontarle ovviamente ci serve per forza l'uso di cascata. Nel frattempo noi ci facciamo un giro anche per vedere i vari strumenti. C'è una pietra lunare! Bene, qui ragazzi c'è una pietra lunare, nel caso qualcuno gli servisse per far evolvere Pokémon strani. C'è una pietra lunare, c'è anche un Raticate. Adesso vediamo un po' dentro qui che tipo di Pokémon si trovano, poi useremo i nostri bellissimi repellenti, che se non sbaglio ho fatto scorsa nell'episodio precedente. Bene, allora usiamo cascata per risalire, vediamo che tipo di Pokémon... Oh, uno Slowpoke! Ma quanto sei carino! Però a noi non ci dispiace, dobbiamo attraversare la cascata per l'appunto... Bene, sì, voglio usare cascata, vai, pastinata, bellissimo, grande! Allora, la cosa più semplice che c'è è scendere dalle cascate. Ok, e praticamente questo percorso l'abbiamo superato. È raro che capiti qualcuno da queste parti. Ti alleni con me? Va bene che devo far evolvere il mio bellissimo... Anubis. E ci manda un Bulbasaur! Wow, fantastico ragazzi, un Bulbasaur! Di livello 32 tra le altre cose, dovrebbe essere già un Venusaur. Va bene, andiamo di palla ombra. Nel frattempo io ho notato che non ho ripristinato le statistiche dei miei... qui abbiamo crittato dei miei Pokémon perché palla ombra non era la pieno, ma fa niente. Fa niente, noi facciamo gli attacco rapido adesso per essere tranquilli e via. Pochi, pochi punti. Si rimane in campo con Anubis. Qui c'è Ivysaur. Va bene. Ivysaur che se... quello è il danno che gli abbiamo fatto prima e ha resistito alla grande. Io prima andrei di morso, che magari tentenna per fargli perdere un turno. No, ci avvelena. Infame. Io ti sparo palla ombra allora. Facciamo poco, facciamo poco. Foglie lama, lui quanto ci fa di foglie lama? Ci permette di stare in campo. Vai ancora di palla ombra allora. Dovremmo essere... Oh, gli abbiamo abbassato la difesa. Quindi adesso siamo sicuri che lo tiriamo giù, se lui non ci critta. Ok, buono. Noi adesso tiriamo giù di palla ombra e via. Ottimo. Saliamo di livello? Sì. 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 Arriva Venusaur contro Venusaur, ragazzi. Noi abbiamo un Tommy che non ce lo chiediamo neanche se lo usiamo o non lo usiamo davanti a un Venusaur. Lo usiamo, sì.
così prende un po' di punti esperienza anche lui, visto che insomma ce l'abbiamo in squadra, anche perché così andiamo a livello 38. Io non vedo l'ora di apprendere lanciafiamme. Ah, non siamo a one hit KO, va bene. Profumino. Ok. Così la nostra illusione cala e noi adesso però spariamo. Vabbè, facciamo ruota a fuoco ancora lo stesso, tanto abbiamo visto di essere più veloci. O magari con le difese di Venusaur facciamo attacco rapido e non lo tiriamo giù. Ah, qui 1425 punti, una cifra. Ottimo. Ma sei proprio forte. Nel frattempo il nostro Anubis non gliene può fregare di meno di evolversi. Qui la vecchia che ci dice: dove siete diretti tu e i Pokémon? Alla Lega Pokémon? I tuoi Pokémon sono abbastanza leali da portarti alla vittoria? Fammi vedere, i tuoi Pokémon si fidano molto di te. Vedo che li hai allenati bene. Prendi questo dono per il tuo viaggio. Una MT-37. Terrempesta. È una mossa che danneggia entrambi gli sfidanti. È solo per esperti allenatori. Usala se ne hai il coraggio. Auguri. Quindi praticamente è quella che mette la tempesta di sabbia. Allora io farei così. Mi andrei a curare Baccantiveleno. Baccantiveleno qua. Ci disintossichiamo. Poi magari ci facciamo anche... abbiamo un'iperpozione addirittura. Vabbè, facciamo iperpozione. Un'iperpozione qua. Io aspetto dargli caramella rara ad ogni modo. E proseguiamo il nostro viaggio. Attenzione amici, verso la Lega. Andiamo sempre surfando. Vai di surf. Qui ovviamente solo Tentacool, va bene. Sentite, no, io voglio provare a dargli caramella rara. Tanto se si dovesse, nel caso si dovesse evolvere, io blocco l'evoluzione, lo faccio evolvere al livello dopo, di sera, e sono a posto. Vabbè, ma andiamo avanti tranquilli, dai, andiamo avanti così. Mi sembra piuttosto forte, lottiamo? Va bene! Allora, lui ha tre Pokémon e ha Magneton. Che, insomma, davanti al mio non lo lascerei. Io ci butto Dumbo, senza saperne leggere e scrivere. Nel caso mossa elettro. E infatti arriva Fulmine, perfetto. Andiamo di Fango Sberla. Stridio fallisce, buono. Ma di Fango Sberra dovremmo fargli un bel po'. Ok, buono, buono, buono. Gli abbassiamo anche la precisione. E si va ancora di Fango Sberra. Ci arriva Comete, che sarà l'unica mossa che ha che ci può toccare in qualche maniera. Ok. Vabbè, buona la distribuzione dei punti. Non male. Quagsire. Allora, di fronte a un Quagsire ci buttiamo Bulbus. Ci buttiamo un Bulbus che lo avvelena, si spera. Ovviamente, mai nella vita. Bene. Bene. Proprio non ce la si fa a usare, ovviamente, Velen Polvere. Oh, finalmente. Ok. Così adesso, pian pianino, pian pianino, lui dovrebbe morire da solo. Tra un po' di assorbimento, che comunque faglieli fa, e il veleno, dovremmo riuscire a tirarlo giù. Guarda, mi sto ricredendo che Bulbus non è un Pokémon malvagio. Se non fosse per il fatto che assorbimento
Insomma, avere ancora assorbimento è proprio troppo poco, perché non fa danno. Però diciamo che come Pokémon di supporto ci sta aiutando abbastanza, anche per via delle difese che ha. Ci sta aiutando abbastanza. Execute. Andiamo di Tommy, va? Ed ecco qui le uova sode. Le uova sode noi le proviamo a tirare giù di ruota a fuoco. Vediamo se a Sifagna si fa e a si sarà fatta. Buono. Molto bene, molto bene. Allora, via, più veloci della luce, ovviamente no. Che tipo di Pokémon c'è da queste parti? Un Raticate, wow, che Pokémoni che ci sono. Fuggiamo. Nel frattempo Anubis è più livellato di Tommy. Allora, sei in gamba, vero? Sono in gamba. Un solo Pokémon e c'ha Sandslash. Wow, bellino Sandslash. Allora, facciamo così. Io ti mando davanti Pastinaca, che così prende punti anche lui. Ci serve che pigli punti. Anche perché sì, buono. Perché mi sale di livello, mi va a livello 29, io sparo Surf. Spero che a meno 2 di precisione riusciamo a sparare questo Surf. Buono. Buono anche il danno fatto. Anche lui devo dire buono il danno che ci fa. Che ci critta ovviamente. Ovviamente. Sono scandalizzato da questa cosa. Vabbè, lasciamo perdere. Signori. Andiamo di palla ombra, va. Almeno Pastinaca sale a livello 29, buono. Dobbiamo portare tutti quanti più o meno a 30. Infatti, come siamo messi? A parte le cavolate, 37, 38, 31, 29, 29, 20, 36. Allora io faccio così. Dumbo, ordina, vai su, dinanzi a tutti. Ormai Anubis è a livello 37, può anche aspettare. Poi ci curiamo un po', usiamo un po' di iberbozioni, visto che ce le abbiamo, noi le usiamo. Zia. Vai Dumbo, è il tuo momento. Non dire nulla, lascia che indovini a cosa stai pensando. Lo so, pensi alla sfida alla Lega Pokémon. Bravo, perché sto proprio andando là. Oh, Starmie, io ovviamente parto con un Pokémon di tipo terra. Bene, siamo già nella checca. Buttiamo avanti Bulbus, va che le mei. Allora, poco ci fa. Io prima sparo assorbimento, prima di fare altre cose strane. Tipo avvelenarlo, paralizzarlo, giusto perché voglio recuperare un po' di vita. Ma penso che non lo paralizzerò, non gli farò niente, continuerò a fare semplicemente assorbimento. Che tanto vedo che attaccare va bene, tergiversare un po' meno in questo caso. E così andiamo anche a livello 32, mi sa. Buono. C'aveva anche azione. Buono. Vai a 32. Vai. Olè.
Buono. Allora, un altro executive. Allora, un altro executive. Ancora Tommy. Tommy. Per forza. Mio Dio, come si girano. Che brutta animazione. Fanno il giro su loro stesse. Vai di ruota a fuoco. Ok, one shot, one kill, che è quello che ci interessa di più, direi. E poi, oh, giraffaring! Non ci credo, c'ha giraffaring. Chi butto davanti a tutti? Ad affrontare giraffaring. Potrei buttare Dumbo come potrei buttare Pastinaca. Buttiamo Dumbo, dai. Ci sono quelli che sono più bassi a livello di punteggio, di livello, e quindi fango sberla per primo. Lui fa staffetta così a caso. Dice: io faccio staffetta, io fa staffetta. Allora, riduttore, lui va di agilità, va bene. Ogni tanto gli ho abbassato la precisione, che non è male. Ovviamente fallisco, perché me la sono diminuita io la precisione, non a lui. Il danno è buono. E io continuerei a farglielo allora. Nonostante agilità siamo più veloci noi, guardate, rendetevi conto che grande cosa. Buoni punti, si va a livello 30, ottimo. Bravo, buono. E allora via, andiamo. Più veloci della luce. Chi c'è qui? Vediamo. Non sottovalutare i Pokémon selvatici che girano da queste parti. No, ci mancherebbe altro. Non mi permetterei mai. Fammi un po' vedere tu chi sei. Vai, Starmie, anche lei. Quindi facciamo stessa tattica di prima. Adesso c'è Dumbo. Si toglie Dumbo, si butta dentro, ovviamente. Bulbus. E poi ovviamente, ok, bollaraggio, che tanto poco ci fa. Poi noi si va sempre di assorbimento. Lui è più di veloce, è più di veloce! Ma va bene, non c'è problema. Io proverei a sonniferarlo, ma se misso poi mi incazzo, allora tanto vale che non lo fo. Niente, si va avanti di assorbimento tutta la vita. Che più o meno... Allora, 69. 69 ci manda 57. Noi da 57 torniamo... Ah, qui abbiamo crittato. Va bene. Va bene, ci piace. Ripresa, attenzione! Colpo di magia! Proprio sul grande, ha fatto proprio sul brutto colpo, ha fatto ripresa, bravo. La fa ancora. Prepariamoci perché sarà una lotta molto lunga. Che se continua ad andare di ripresa, inizia, continua ad andare di ripresa sto infame maledetto. Io adesso t'avveleno. Io adesso ci provo, t'avveleno. Io ci provo. Tanto adesso siamo a vita piena, no? Oddio, anche sonniferarlo potrebbe andare bene. No, facciamo così, proviamo ad avvelenarlo. Buono perché lo avveleniamo al primo colpo e non mi incazzo per il momento. Fai ancora di assorbimento. Ma 89, 77. E noi quanto ci riprendiamo? Avessimo avuto Giga Drain avremmo già finito la partita. 88. Lui va ancora di ripresa. Poi tra le altre cose questo qui ancora non è l'iperavvelenamento che ogni turno il veleno gli toglie sempre più vita, capito? Quindi
La percentuale di veleno che è sempre quella. Per fortuna ha fatto bolla raggio. Adesso dovremmo tirarlo giù tra avvelenamento e assorbimento, eh? Io ci credo, perché mi sono rotto. Sì, ok. Ok, buono. Ora, vediamo chi è il prossimo. Nidoqueen, Mitzega, Nidoqueen, io penso che allora, per battere Nidoqueen, devo mandare Pastinaca. Devo mandare Pastinaca a fare Icy Wind. Perché come potete vedere è più veloce. E i danni li fa sentire. Allora, io prima lo rallento. Gli faccio quel danno che forse ce lo fa mandare KO. Vediamo. Ah, no! Mannaggia, ci ho sperato di tirarlo giù, sinceramente. Ci avevo sperato. Andiamo di cascata. Ci avevo quasi creduto di tirarli, che vento gelato più un surf sarebbe bastato tirarlo giù. E va bene. Arriva un altro, uno Starmie. Io però stavolta ti mando Batman avanti. Ti mando Batman. Ti mando Batman e ti faccio morso. Te lo so che ti faccio tentennare. No, mi usa bolla raggio, maledetto. Va bene. Io ora ti faccio Cicritta anche, attacco d'ala e addio. Attacco d'ala ti tiro giù per forza. 1374 punti, ottimi punti che si iniziano a prendere da ste parti. Brello, bello. Attenzione, Nan, avventuriero, ci chiama sempre su Pokémon Joy. Io sono Nan, l'avventuriero. I tuoi Pokémon sono sempre ok. Il mio Machop ha energia da vendere, come me. Andiamo tutti i giorni sui monti per sfogare tutta la nostra energia. Volevo dirti, mentre lottavo contro un forte Geodude selvatico, mi sono distratto per guardare una bellezza, e lui è fuggito. Impara dalla mia esperienza. Non distrarti quando stai facendo un lavoro. Bene, a presto, click. Click era, non era da leggere, però potevamo anche evitare la lettura dei click. Andiamo. Oggi mi sento davvero in forma. Penso che potrei sfidare persino il campione della Lega. Va bene, allora facci vedere cosa sei fa. Facci vedere che sei. Tu che sei un pescatore, io ovviamente c'ho un bel... C'ho un bellissimo Donphan davanti, pronto a prendere mazzate. Dumbo. Bravo Dumbo. Allora, se faccio fango sberla, lui mi fa pistolacqua. Dai, pistolacqua lo elenco, dai. Ah, per fortuna. Allora, noi gli abbiamo abbassato la precisione. Adesso sarà, fallirà o non fallirà? Facciamo morire Dumbo o non lo facciamo morire? È il quesito di oggi, ragazzi. Ma ammazziamo Bulbus, fa. Perché come potete vedere, non avrebbe fallito. Era più veloce di noi. Ci avrebbe disintegrato. Allora, se io riesco a addormentarti, Missy Spillo che fallisce, io però ti addormento, ottimo. L'idea mi piace molto. Vai di assorbimento. Ok. Ma l'importante è tirare giù questo Quillfish, perché potrebbe darmi noie. Spero di tirarlo giù il prima possibile. Bravo, continua a dormire, bravo, così mi piaci. Così mi piaci. Vai. Olè, via, fuori dalle balle. Siamo a meno uno.
Ora, ce n'è un altro, ma allora sei un infingardo. Allora sto pensando di attaccarti con Batman. Io andrei anche di Anubis, perché secondo me Anubis può fare bene in questa circostanza. Facendo palla ombra, vediamo quanto toglie. Toglie. Poi andiamo di morzo. Tiralo giù. Ottimo. Abbiamo solo 642 punti. Stavo dicendo prima che erano belli i punti che si prendevano. Qui c'è un Seeking. Rimango con Anubis. Qui però ci sarà da stare attenti. Qui i punti saranno tanti, penso. Vado di palla ombra. Poi me ne riservo una per più avanti, perché potrebbe succedere di tutto. Ci flagella. Vado di morso. Allora, per farlo tentennare, non gli facciamo niente. Lui ci fa tanto di incornata adesso. E allora cambiamo. Cambiamo. Mando Bulbus. Per forza. Mando Bulbus per poi fare assorbimenti vari. Incornata, ok. Anche qui assorbimento, lo stiamo finendo. Ci colpisce due volte, tre volte. Finisce qui a tre volte, per fortuna. Non gli togliamo niente. Si torna allora a fare assorbimento. Minzega, ci ha fatto un casino di flagello. Se mi entra il veleno in polvere, mi fa un favore. Prima che mi tira giù lui. Oh, ci ha crittato. Ma baravia, non ci ha crittato. Ci ha fatto dei danni assurdi. È un casino. Chi mando? Mandiamo Tommy, va? Che è l'unico che a tutti i colpi può resistere tranquillamente. Tanto lui muore di avvelenamento adesso. Peccato che prenderanno pochissimo. Perché ho messo tre Pokémon in campo, infatti 400, vedi. Sarebbero stati 1200 punti, penso, che 4, 8, 12... Avremmo voluto fare un affare. Allora, andiamo a vedere cosa c'è di qua, eh. Giusto tanto per... No, assolutissimamente qua si torna indietro, non lo farei mai nella vita. E allora si va su, si va avanti. C'è il nostro prossimo avversario che è, sta a chi? Ehi, ma quante medaglie hai? Non ho parole. Ma non ti basta collezionarle, vero? Non mi basta collezionarle, no. Io devo vincere la Lega. Devo diventare il campione. Espeon, bene, se noi avessimo avuto quel fantastico a, 30, a livello 36, noi siamo già a livello 37 e passa, e non abbiamo Umbreon. Avessimo avuto Umbreon, resistiamo, buono. Avessimo avuto Umbreon, noi Espeon lo facevamo fuori come se niente fosse. Di coraggio, ci tirerà una bella botta. Insomma, bene che siamo più veloci. Di coraggio di nuovo. Io adesso vado di attacco rapido per evitare sorprese. Ok. Buono. Ok. Non che lui mi metta in crisi, per carità, però
Vediamo che Pokémon ci sono, va? Dicevo, non che mi metta in crisi la storia, c'è un Sandslash! Wow, è catturabile! Ma è fantastico! Perché è un Pokémon bellissimo! Allora, qui che cosa c'è? Tu che cosa vuoi? I tuoi Pokémon sembrano stanchi, dovresti farli riposare. Sì, grazie. Grazie mille. Grazie. Allora, ci siamo curati. Io continuerei un attimo l'esplorazione qua giù. Per poi cercare di andare su, 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 su. Però prima è meglio andare laggiù, giù, 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 giù. Allora, c'è Dumbo e va bene, noi scappiamo, facciamo fuga feroce. Fuga, fugace, fugace, fuga. Quindi sappiamo che ci sono Raticate, Sandslash, Sandslash e Raticate, basta. Perché sennò io poi uso repellenti, eh. C'è una casa anche qui, c'è una casa casetta. Oh mio Dio. Oh, c'è un Doduo. Che schifo. Un Doduo, scusate, un Doduo. Ho invertito le vocali. Ebbene, tu... c'è un libro misterioso. Qui c'è scritto qualcosa. Vuoi leggerlo? Sì. Fratelli e sorelle, è un onore per noi servire gli allenatori di Pokémon. Quando gli allenatori si rivolgono a voi, date loro qualcosa di utile. Con affetto, Luana. Continui? Sì. Lunedì, Luana, percorso 40. Martedì, Marta, percorso 29. Mercoledì, Ercole, Lago, Dira. Giovedì, Giorgio, percorso 36. Venerdì, Veronica, percorso 32. Sabato, Sabatino, Ebanopoli. Domenica, Dorino, percorso 37. Ebbene, quindi qualcuno di loro li abbiamo già incontrato. Questo qui praticamente vi spiega dove sono tutti quegli personaggi che vi vanno a fare doni durante i giorni della settimana. Siamo ritornati, punto che a capo. Ebbene, io allora l'episodio lo faccio finire qua. Ripartiremo dalla signora che ci ha curato i Pokémon. Vi ringrazio come sempre per essere rimasti con me fino alla fine. Io spero che vi siete divertiti. E come sempre, se il video vi è piaciuto, ditelo a tutti. Se non vi è piaciuto, siete zitti. Se ti chiedete al canale, lasciate un like. Fate tutte le cose che si fanno per un canale che si rispetti. E ciao ciao.